fatemi vedere come attraversate in sicurezza. Oh, mamma, che disastro! Su, Zach, non dovete correre! Dovete imparare ad attraversare in sicurezza, non velocemente! Elsie è stata l'unica a seguire le regole della strada libera. Ha cercato un posto sicuro per fermarsi, ha guardato e ha ascoltato prima di attraversare. Ora, ripetete la filastrocca. Attraversare... è una questione risolta! Ricorda le regole della strada libera ogni volta! Fermati, guarda e ascolta! Siete bravissimi! Sì! Ma non basta sapere la filastrocca delle regole della strada libera. Dovete anche saperle mettere in pratica. Non preoccupatevi, siete qui proprio per imparare qual è il comportamento giusto. Avete ancora tempo. E ora, proviamo con il traffico finto. Allora, Elsie, Su, mi piacerebbe che guidaste la vostra macchina a pedali. E tu, Zach, dovrai attraversare la strada. Ricorda, cerca un posto adatto per guardare. Come faccio a far passare le auto e ad averne altre parcheggiate? Io posso fare una macchina in sosta. Oh, fantastico, grazie mille. Ricorda la filastrocca, Zach. Attraversare è una questione risolta. Ricorda le regole della strada libera ogni volta. Fermati, guarda e ascolta. Bip, bip. Ciao, Zach. Ciao, Su. Ciao, Zach. Ciao, Elsie. Oh, Zach, stavi pensando più a Su e a Elsie che a seguire le regole della strada libera. È importante che ti concentri quando stai cercando di attraversare in totale sicurezza. Su, torna indietro! Scusi, signora Zolly, pensavo avessimo finito. No, non ancora, Su. Potrai giocare più tardi. Forse potresti mostrare tu a Zach come bisogna fare. Tocca di nuovo a te, prego. Quali sono le cose da ricordare? Devo dire la filastrocca ogni volta. Certo, Su. Finché non sarai perfettamente sicuro di conoscere le regole della strada libera. Attraversare è una questione risolta. Ricorda le regole della strada libera ogni volta. Su! Scusami, Zinnia, non ti avevo vista. Dovresti stare un po' più attento, Su. Per fortuna non è successo niente. Zinnia avrebbe potuto farsi molto male. Su, non sai come si attraversa la strada in sicurezza? In effetti stiamo appunto facendo il corso strade sicure. Ecco perché siamo qui oggi. Oh, benissimo! Zinnia è un'esperta su come stare in strada senza correre rischi. Si è meritata una spilletta per la sua competenza con la bici. I tuoi allievi è importante che sappiano quali sono le regole della strada libera. Già, io le conosco. Stavo appunto ripetendo la filastrocca delle regole. Non stavo davvero pensando a cosa fare. Anch'io ho fatto come te, Su. Non basta ripetere le regole della strada libera, bisogna metterle in pratica. Oh, già, è vero. Su, Zach, ora avete capito perché sono così importanti, vero? Sì, nonno. Allora sapete già tutto quello che è necessario sapere.